Oh, buonasera a Sanza, tutti, giudice. Sta meglio col signori. cappello, lo posso dire? Buonasera, Sicura Alex, Seucraxel, buonasera, grazie per il Alla follow. sua classe. Ale Videogames, buonasera, ciao. Il sigaro. Vorrei fare quelle, ma non ho la voce che due. Raga, mi dispiace, caro, mi dispiace. Aspetta un po' e vedrai che magari ti cambia la voce, dai. Bene, signori, cambiamo schermata. Mettiamoci questa qui di gioco. Perfetto. Apri lo Oh, sportello di Giudice, buonasera, maleducato. signori. Buonasera. Buonasera. Salve, salve, salve. Ormai Bruno è così bravo che mi fa trovare i clienti qui davanti. Mi fa trovare Certo. Marshall. Grazie, eh. Prego, andiamo Passa. pure. Complimenti per il cappello, veramente. Siamo appena arrivati in procura con il giudice. Supporto immediato. Voilà. Voilà. Passo. No, volevo chiudere. Agente a terra, supporto immediato. Ecco qui, andiamo. Lo lascio nelle tue mani. Arrivederci, Sì. giudice. Venga. Chiude voi, eh? No, gli dico cosa no. Un attimo. Matteo, prego. Oh. Fatemi leggere la chat. Beh, tutti i video su YouTube dicono fare quelle. E poi si è Grazie, grazie. lamentati che Se fa ritardo, eh? Craxel. Ciao Capito? alle videogames, Si è ciao. lamentato Ziblito che fa ritardo. Sono in live. Un'ora, sì. Comunque, Vabbè, mi ha nessuno gliel'ha incontrato chiesto. Ziblito. Sì, Sì, va bene, si è comunque. lamentando. Non voglio dire Ecco, cose che prendo la non mia dovessi posizione. dire. Sì, tipo. Che siano Pagli i commenti o altro. colori! Comunque, mi può anche. Può anche salutare Zeblito per il ritardo che faccio. Cioè. Buonasera, giudice. Vabbè, il vostro onore, con molto rispetto, io vado di là perché vorrei iniziare e Sì, vorrei perfetto. andare a Adesso chiamo il dormire. cancelliere, ti No, tolgo il una brutta cappello. notizia. Cosa? Non mi Qual è? hanno ancora risposto. Non mi hanno No, ancora risposto. devi È tutto il giorno che risponderti. spammo. Agente Che a ti devo terra, dire? supporto immediato. Ma Infatti. tu ti rispondi Ma lui sicuro. non può. Supporto Come immediato. no? Solo gli azzurri possono, è l'unico presente, è quello che ho qui scrivo, quindi. Zi, noi che dovremmo fare? Scusa, io te l'ho detto anche No, prima della anche io, 36 ore, te l'ho detto 3 giorni prima. anche Sai quando io ti ho la scritto? possono. Ma che No, possono anche Irgastoli io no. la. Sì. No, è stato specificato, Ti Irgastoli no. figa, l'ha autorizzato Kiwi l'altro Ma giorno. Kiwi è un conto, è giudice, che segue le cose, altri no. Scrive a Kiwi. Ah, ok. Comunque il Kiwi ti conto è che l'ho risponde scritto ieri sicuro. alle 5 io per l'ergastoli. Ma io te l'ho mandato domenica sera. E vabbè, Calla. comunque c'è. Cioè, non No, c'è. no, se dobbiamo essere onesti, no, allora io anch'io metto le prove per gli avvocati un'ora prima dei Certo, poi processi, dopo così ti non prendi è il cazzo, cioè. giusto. Allora, aspetta, Supporto immediato aspetta, comunque. aspetta, vostro onore. Chiediamo alla Allora. pattuglia di Fatto supporto sta che l'ingresso qua di non sono agenti a ergastoli da terra, far supporto convalidare, perché immediato. sono ergastoli di reclute che hanno fatto illeciti 15 giorni prima Esatto. del loro licenziamento. Entro i 15 giorni dopo il loro E c'è licenziamento. proprio scritto Quindi che è ergastolo, quindi. cosa ci sta da convalidare, scusi? Cioè, non è una cosa che tu dici la prova è incerta, è da vedere, è una cosa che da legge bisogna fare così. Che Boh, tanto una recluta tanto si secondo me non si è uno neanche vabbè, presentato, io li zia. aspetto No, fuori, ma ciao. c'è. Che era Jesus e poi? Ma Jesus Jesus è l'ultimo, il è l'ultimo, però lo 101 fa. non Eh no, è c'è. venuto in procura oggi da me a dirmi che non c'era. Non lo so. Quindi Jesus è il terzo ergastolo, quello il processo 101 non c'è. Ma io ci vediamo È da senza fare la vedere, prossima mi volta, faccio perché oggi capire. c'è impegni. Ah, per entrare in impero Però bisogna gli avere almeno altri due sono 17 sempre anni con reclute che hanno fatto voce illeciti normale. E entro i 16 15 anni se giorni. c'hai 16 anni o 15 anni con voce normale. Prego? Ma
quella cosa Hai là. sentito? Vabbè, ma sì, ma non ti ho seguito, scusami, però il discorso è... Adesso mi stanno rispondendo, non ti preoccupare, ogni volta verso questo Ok. risponderò. E... Sì, non so Comunque perché questo mai... cappellino è veramente esotico. No, me lo togliere. Allora, comunque... Allora, comunque... Sì, perfetto. Quanti processi abbiamo stasera? 2 sono 10. rimandati alla prossima Ah, volta. quindi penso 9? 9 o 10? 9, mi Io avevo sa. detto massimo 10 processi sti giorni, perché mai ne Vedi, tenessi 9. 12? 2 sono rimandati perché io, sapendo che tanto un paio ne rimandano sempre, ne ho messi di più almeno. Cioè, è ingegno questo onore. Sì. Mamma mia. Vado Comunque, a parlare con la pianta, che è meglio. ma che Ciao, bello. Cioè, pianta. senti Ma che. io comunque mi Aspetta, volevo Giudice. presentare, tu mi sei. Giudice, ma lo sai che tipo sulla mia email c'è scritto non scrivetemi? Ci sarà gente Quindi. che mi scrive e si lamenta che io non gli rispondo. E quando Sì, si lamenta con me, ma. e io gli dico, zio, ma c'è scritto, scrivi agli altri procuratori. Non ho detto Comunque, male. giudice, mi presento, sostituto procuratore Jackson. Un nuovo sostituto procuratore. Piacere. Però a me Ex questo almeno fa avvocato. qualcosa, zio. Il suo nome sopra la testa è abbastanza irritante per essere un procuratore qualsiasi. Facile. È stato Chiamato poco messo nella mia apposta per irritare la posizione. gente. Perfetto, no, ma non è un. Cioè, sai cosa diceva? Una volta il commissario, quando veniva in polizia, vedeva nomi tra gli harder dei poliziotti, diceva di cambiarli se volevano stare in No, polizia. ma io giudice, guardi, sono tutto purista, però il Sì, lo nome so, almeno però il quello me lo devono nome lasciare. Afaracil Soedo, diciamo, non è che Una sia... domanda, Ma perché lei, una domanda, perché c'è giudice. stata una storia dietro questo nome, giudice, poi gliela spiegherò un giorno. Una Io quanti anni domanda, giudice, ho? lei è la più Sei alta pura? carica Io c'ho... giurizievole. Seucra? Io È c'ho... successo che un paio di 20 anni. giorni fa sono andato in cella per un rinvio a processo. Questo qui non si stava zitto e in pratica gli hanno messo un bavaglio e da Oddio. ammanettato gli hanno tirato una Ma chi manganellata. era questo? Ziblito. No, ma chi era il poliziotto? Era, mi sa, Colt o Gold. Ma gli racconti pure Ah. del codice Ziblito? Però il problema è che da quello che mi hanno detto sono No, no, manganellate aspetta. educative che sono Menti. state dette che si possono fare dal vice comandante. E Ah. come procediamo? Che il vice comandante ha detto che le manganellate educative una persona ammanettata da dietro si possono dare perché sono educative. Secondo lei cosa noi dovremmo fare? Mi scusi. Perché ho anche lo screen del suo messaggio dove Senta, dice il di... procuratore generale Patrid, lui sicuramente ha la carica più alta di tutti. Io sono Ma quello in che verità giudica. Io non lei... posso mettere. Ma io non posso mettermi di parte se non Però sono a lei può fare possesso. mandati di perquisizione tutti quanti e non Io mi può posso fare fare mandati appunto perché devo giudicare un mandato, devo giudicare un processo, ma non posso mettermi dalla parte di una scelta. Quindi dà ragione la procura, dà ragione la polizia. Chi secondo me. No, ma è un legittimamente suo appunto. pensiero, non è Il mio una pensiero ragione. non È esiste, appunto. un'opinione Non mi esprimo finché personale. non vengo chiamato a giudicare qualcosa, signore. La chiamo io a giudicare. Perfetto, mi chiami in Bruno? processo contro la polizia, allora. Magari. È arrivata la gente in aula, c'è solo Ah. Ziblito. Senta, mamma mia, senta appunto il procuratore generale Patrid, senta cosa c'ha da dire. Se secondo Patrid non è lecito, agirà lui appunto esponendo una denuncia contro il dipartimento per abuso di potere o anche per magari incitare a questo utilizzo della forza da parte del vicecomandante. E se la causa verrà vinta dalla procura, appunto, verranno presi i provvedimenti nei confronti di chi ha indice o chi, diciamo, chi ecco, porta avanti questa Chi ha teoria. Ok? ordinato e chi porta avanti. Va Cioè, bene, si può andare adesso per vie legali, vi ricordo sempre. appena... Avete il diritto di poter andare per vie legali. Ovvio che Sì, io non mi schiedo da certo. nessuna parte perché dovrò essere chiamato a giudicare questa cosa. Di conseguenza non mi schiedo da nessuna parte finché non vedo prove della parte d'accusa e prove della parte difesa. Dove siamo? Non mi schiedo Ok. fino a quel momento lì. Va bene, ci vediamo, andiamo. Raga, ce la facciamo iniziare o Andiamo. Oh, dovete star chill, qua a bro. parlare del Chill. comandante ancora per molto? Chill. Oscar, devi stare un po' chill come è stato procuratore nuovo, eh? Non ho capito. Devi Mio stare un po' mio. chill come il nuovo No, procuratore che si no, chiama capite? Afracil Soedo. Scusa. Avvocato, non so Capito? se le posso aiutare. Vostro onore. Vedi Oscar, ti faccio vedere sta cosa, guarda, dove sei? Oscar, dove sei? Ho già Guardate. paura. Oscar Sacchi, messaggio, più, foto, fotocamera, eccolo qua. Dove sta? Ma! Quella fotocamera non si vede la U! Domanda prima di iniziare Aia.
Chi di voi è un iniziato? Nessuno? Vediamo. Posso partire o dobbiamo ancora aspettare il procuratore? Un secondo. Sì, sì. Agente a terra, supporto immediato. A posto. Ah, è così. Mettiti qua, mettiti qua. Oltre al bar. Mettiti qua dove sei. Ah, chi è che sta facendo la foto? Mettiti qua in mezzo a noi, se vuoi. Agente a terra, supporto immediato. Agente a terra, supporto immediato. Agente lagga. A terra, supporto mi immediato. Mi cazzo il cellulare, aiuto. Olè. Perfetto, nella ok. Mia posizione. Ma... ok, aiuto. Non vedo più. Olle. Tutto rotto, signori. Ce ne siamo accorti tutti. Sì, avvocato, il giudice è sempre a rilento. Oh! Sì, amare. E log? È troppo difficile? Non sto invecchiando. Per fare la foto con invio. Oh vabbè, io vabbè, ho dovuto quittare, raga. Mi spiace, si è pagato tutto. Buonasera Matteo, buonasera. Allora, vediamo un po'. Sai, quella cosa dovresti dire a fare in attesa guardi, scusi. Cosa dovresti fare in attesa guardi, scusami. Ci sono sempre tanti processi, io amo guardare i processi, bravo Matteo, ci sta, dai, almeno è una cosa un po' tranquilla, appunto. Devi fartela valutare da uno staffer, Seucra. Recati in attesa e fatela valutare. Ale video. Ale, PG da poliziotto se lo porterò in live? Non penso, non penso porterò il PG da poliziotto in live perché purtroppo il PG che porto in polizia io è noioso, ragazzi, è molto più noioso del giudice, almeno il giudice se ti piace nei processi lo guardi, in polizia se non ti piace ciò che faccio purtroppo non puoi farci nulla perché lo faccio sempre. Guarda, Sakura. Che c'è Impero no VL, eh? Cioè... c'è Impero no VL? Se fai punto esclamativo no VL, ti manda il link del Discord del server no whitelist di Impero, dove appunto puoi giocare, che è praticamente la stessa cosa. Cioè, io faccio il giudice pure sul server no whitelist per questo, eh? Scusatemi, rieccomi. Ho avuto il cellulare che non mi faceva più fare un cazzo. Sì. Ok, bene, andiamo. Posso, ok. Vai. Al momento che qua fanno scimmia radio. Ok, processo. Okay. Ziblito 085. Vai, vai. Annuncio. Un attimo. 085, Ziblito Aramini, eccolo qua. Siete pronti? Bravo, allora fai poliziotto su un UL
È già una cosa di importante, diciamo. Buonasera, Totò. signore Non e signori, sei tutti piccolo. in aula. Processo 085, lo Stato contro Giuseppe Ramini. Presiede l'onorevole Klaus Foster. Dio benedica gli Stati Uniti d'America e questa rispettabile corte. Buonasera a tutti, signori. Prego, accomodatevi, grazie. Buonasera, accusa. Buonasera, difesa. Prego, Buonasera. accusa, iniziamo. Buonasera, vostro onore, buonasera, avvocato, buonasera, imputato. Oggi, per l'ennesima volta, portiamo a processo il signor Zubito Ramini, in quanto il soggetto, come si evince dalle prove, ha minacciato, un pubblico ufficiale durante un arresto, presso la centrale. Tengo a precisare che appunto il signor Ramini non è nuovo in queste cose. Purtroppo la sua fedina penale riguardo a oltraggi, intralci e reati che si susseguono, Schermo da fuoco nella mia parlano chiaro, posizione. non credo che serva che aggiungo altro. È un comportamento, continuo del soggetto contro gli agenti di polizia. Detto ciò, al momento ho finito la mia riga iniziale, vostro onore. Bene. Bego difesa, iniziamo pure la vostra linea iniziale. Buonasera, vostro onore, innanzitutto è un piacere rivederla dopo tutto questo tempo. Avvocato, lei è? Callaway. Ah, Callaway, è un piacere rivederla di nuovo in aula, ecco, dopo l'ultimo incontro che abbiamo avuto. Sono contento di vederla qui. Piacere tutto mio. Buonasera a tutta la corte, alla procura. Allora, signor Ramini sicuramente non è uno stinco di santo, è un ragazzo molto giovane, un ragazzo che definirei problematico, anche insomma, Dire. la sua storia, no? Che non è stata una vita Totò, ma come molto va a te? Comunque tutto semplice, bene? pur avendo appena 20 anni, appena compiuti. Sicuramente è spesso sopra le righe e questo può dar fastidio ai poliziotti, ovviamente. Tuttavia, io vorrei anche far notare che ormai quando viene arrestato, ormai i poliziotti parlano di una sorta di codice Ziblito. Quasi, loro sono pronti. E comunque, il mio assistito Addirittura viene codice spesso Ziblito. bullizzato Minchia. dai poliziotti e viene anche spesso percosso in maniera, a mio avviso, non molto consono. Infatti, poi lo chiamerò a testimoniare e ci dirà ovviamente la sua. Ovviamente noi non abbiamo prove perché, come ben sa, lei, giudice, vostro onore, durante gli arresti tutti i dispositivi elettronici vengono sequestrati, quindi per chi è arrestato è difficile, insomma, reperire delle prove. Tuttavia, poi io spero che comunque la procura possa fare il suo lavoro e indagare su dei poliziotti che magari usano delle maniere poco consone. E con questo ho concluso, vostro onore. Bene, accusa, prego, procediamo con la prossima fase. Abbiamo testimoni da chiamare in aula. No, vostro onore, non abbiamo testimoni. Sì, Difesa, prego, lei ha testimoni da chiamare in aula. Prego, voglio chiamare a testimoniare il signor Ziblito. cancelliere, accompagni l'imputato al banco Prego, mi vai testimoni. al banco. Con permesso. Pure. Buongiorno. Buongiorno. Prego, cancelliere. Posso? No, prego, cancelliere. Metta la mano sulla Bibbia. Giura di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Dica, lo giuro. Lo giuro. Perfetto. Wallahi. Imputato, prego, si identifichi in aula, grazie. Buonasera a tutti. Io sono Zubido Haramini. Come ben sapete, non sono. Perfetto, basta così. Prego, difesa, procediamo con la vostra interrogazione. Buonasera, signor Ziblito. Vorrei che stasera Guarda, non guardi me, lei. guardi pure il procuratore, procuratori e avvocati. Ziblito, sì. Vorrei che lei stasera
ci raccontasse, insomma, brevemente, ma era anche abbastanza pagata, perché ormai ciò che è successo, quali sono i comportamenti dei poliziotti solitamente quando lei viene arrestato e quali sono stati i comportamenti dei poliziotti durante l'ultimo arresto di ieri. Prego. Obiezione, non pertinente. Come pertinente? Stiamo parlando di un processo per minaccia pubblico ufficiale, non un processo contro la polizia. Mica sto facendo un processo, sto chiedendo cosa è successo durante l'arresto. Obiezione è spinta, vorrei ascoltare dove vuole arrivare appunto il procuratore con le domande e l'imputato, ecco. Allora, io ogni volta che vengo arrestato vengo palesemente preso in giro, mi trattano proprio di merda, non so proprio come spiegarlo, concedetemi il termine. Tenta di usare parole un po' più consone alla di tribunale, però. Mi prendono in giro per il mio nome, per il mio modo di parlare, per il mio modo di fare, nonostante non c'entri niente con quello per cui sono stato arrestato. Tendono a creare dei codici a mio nome. E a volte mi riescono a riconoscere nonostante io una persona non la riconosca e non la conosca e non l'abbia mai visto, ma loro riescono sempre a conoscermi. Mi tolgono ogni volta la GoPro, che dico vabbè, oggi cerco di dimostrare qualcosa, no? Cioè, mi trattano male, ho la GoPro, niente, GoPro sequestrata, tutti i dispositivi elettronici sequestrati. In cella vengo preso a manganellate. Se loro mi insultano, io non posso rispondere, e se dovessi mai rispondere ed aver ragione, mi si viene messo lo scotch in bocca in modo tale che io non possa dire la mia. Fra di loro fanno girare voci su di me in modo negativo, parlano male di me, sperando che la maggior parte delle persone appoggi il loro discorso. Spero che ogni persona abbia la propria testa per ragionare e non perché un poliziotto o un soggetto di grado elevato dica una cosa, allora è così. Perfetto. Quindi, insomma, prima di fare quella minaccia, alla fine... Io ne ho subite tante prima di minacciarlo. Sì. E quella minaccia non era una minaccia, era solo un momento di rabbia. Vostro onore, richiedo che il test si fermi a rispondere alle domande dell'avvocato. Testimone gentilmente risponde alla domanda dell'avvocato, ha ragione del procuratore. Quindi, signor Zibrito, insomma, lei ha detto quelle parole, ormai cioè, è tutto registrato, quindi non possiamo dire di no. Ci vuole dire cosa è successo proprio prima che lei dicesse quelle parole? Cosa l'ha spinta a dire quelle parole? Perché lei, insomma, è spesso rumoroso, sì, questo lo sappiamo, però cos'è che l'ha spinta ieri a dire quella parola, insomma, al poliziotto? Cosa è successo? Allora, oltre a ieri, adesso parliamo solo di ieri, ma ho subito tanto dalla polizia. Ieri era proprio... Obiezione, vostro onore, non si sta parlando della minaccia di ieri, ma è di una minaccia di un mese fa. Va benissimo, va bene anche quella. I ragazzi... Ci parli prima... riguardo il reato di imputazione che le è stato dato per il processo, gentilmente. Ci parli di ieri, cosa è successo volta... ieri? Ieri, prima di parlare con i poliziotti, come succede ogni volta, ho chiesto solo ed esclusivamente di essere portato in centrale, non preso a mano, perché sapete benissimo che quando si viene presi a mano e portati dentro un edificio per i problemi che ci stanno non si riesce a vedere bene. Nonostante io non abbia cercato di scappare, nonostante io abbia seguito per tutto il tempo la gente, tutto ad un tratto un agente a caso è venuto, mi ha preso e io ho iniziato ad avere problemi. Ho cercato di fermare la gente dicendogli: guarda, ti sto seguendo, non sto facendo niente di male, non vedo perché tu mi debba fare questo torto. Lui mi fa: non me ne frega un cazzo, devi stare zitto e muto. Sono stato portato lì, mi sono stati tolti oggetti che non mi dovevano essere tolti, tra cui il cibo, quindi banale prendere il cibo, cioè è proprio una cosa per stuzzicarmi. E sanno benissimo che io sono un ragazzo molto... con la testa calda e lo fanno ogni volta apposta. Io purtroppo non riesco a stare zitto, devo sempre dire la mia, e ci siamo presi tutti quanti a parole. A me mi hanno preso a manganellate 5 volte, sono stato buttato a terra, mi hanno medicato con un medikit e mi hanno detto: alzati e ora stai bene. Dopo quell'atteggiamento lì ho detto: guarda che se io ti becco tutte le minacce. Ok, poi ti sei incazzato e hai detto ciò che hai detto. Ci può dire anche perché sei stato arrestato ieri, cosa hai combinato? Ieri sono stato arrestato perché loro dicono che io ho investito un agente, cosa che io non ho fatto.
Io non ho mai investito un agente, l'ho ripetuto 10 volte. Tronore, ripeto, le chiedo che si parli di quello che è l'input, il reato che è stato imputato al soggetto. Esatto, rispondo al procuratore, gentilmente. Rispondo io al procuratore, prima, insomma, perché dico la mia, perché ho fatto questa domanda. Volevo capire, ovviamente, perché si trovasse lì. Penso che sia legittimo per me, per la corte, sapere perché fosse stato arrestato ieri, signor Zibito. Mi scusi, però, avvocato, ma le prove, cioè, nelle prove presentate da parte dell'accusa sono presenti prove riguardanti la giornata di ieri? Non ho capito, mi scusi? Nelle prove presentate dall'accusa sono presenti prove riguardanti la giornata di ieri? Nella prova dell'accusa ci sono solo quei 10 secondi in cui c'è la minaccia. Sì, ma io gli chiedo se la prova riguarda la giornata di ieri, l'accaduto di ieri. A me mi hanno detto di sì, ora non so quanto è stato, insomma, quanto è stato prolungato questo processo di oggi. Praticamente so che in quella minaccia che è stata fatta è perché lui era stato arrestato, perché appunto... Beh, di un mese fa la minaccia. Ok, quindi questo video la minaccia, diciamo, penso che il video della prova sia appunto dell'11 giugno 2022. Ah, ok, vabbè, io quello che mi era stato detto... Corretto, penso... accusa? Che era una cosa sì, corretto, okay, perfetto. Vabbè, allora riformuliamo la domanda, perché è stato quindi arrestato. Basiamoci sui giorno. Fatti appunto del richiesto, okay, dell'accusa, grazie. Allora non di ieri, ma perché è stato arrestato, signor Zibito, se si ricorda, nel giugno, insomma, dove poi c'è stata quella minaccia. Nella mia posizione. Quel giorno ero stato arrestato perché avevo fatto un mancato alt, okay, e sono stato inseguito da molte pattuglie, e diciamo che c'è stato lo scandalo, perché Io ancora purtroppo non ho capito il motivo del quale ogni volta che io faccio un mancato alt mi ritrova 10 pattuglie dietro, mentre le persone in città ogni volta che hanno un mancato alt, qua vi possono testimoniare chiunque, hanno uno massimo 2 pattuglie. Va bene, questo va è... bene. No, tralasciando questo, sono stato arrestato perché ho fatto mancato alt, okay, ci siamo schiantati a vicenda, mi hanno arrestato e sono stato ripreso a parole. Io quando vengo preso a parole rispondo, non sto zitto, anche se tu adesso mi dici, guarda, non devi rispondere, se vengo preso a parole io rispondo. Non vedo, okay, perché io non debba rispondere. No, è il tuo carattere, te ne stai prendendo già da molto tempo le tue conseguenze. Vengo, ovviamente, anche quel giorno sono stato stuzzicato, arrivato al limite, minacciato, fine. Loro, ogni cosa che esce dalla mia bocca, appena dico, oh, guarda che se mi rompi il cazzo ti uccido, ah, hai detto ti uccido? Minaccia. Non è che dicono è un momento di rabbia, no, ogni cosa la prendono alla lettera e dicono è una minaccia. Va bene. Se gli dico ci becchiamo fuori, per loro è una minaccia. Va bene, è stato... Non posso più dire niente a loro, però loro possono permetterci di prenderci a manganellate, di dirci di stare zitto, addirittura, adesso non voglio entrare nei discorsi, ma ieri mi volevano infilare nel mio di dietro un manganello, però va bene, loro possono, noi no. Noi non possiamo neanche dire ti uccido. Va bene, ho capito. Va bene, vostro onore, penso che sia stata abbastanza chiara la situazione. Io passo la palla all'accusa, se vogliono fare delle domande. Perfetto, grazie. Certo, difesa, grazie, accusa, avvocato. Prego. Voglio fare due semplici domande al test. Mi baso su quella che è la sua fedina penale, appunto. Nella sua fedina penale si notano molteplici e, ripeto, molteplici mancati alt. Per quale motivo lei si ostina a farsi inseguire dalle pattuglie di polizia? Perché una volta può essere una svista, può essere un caso, due volte anche, ma qui si parla di una lista di mancati alt. Quando ha finito mi dice che posso rispondere. Prego, vado. Ho finito. È molto semplice la cosa. Io sono un ragazzo che gli piace guidare, ok? E ho pure fatto un foglio, un certificato medico, che ora purtroppo non ho a portata di mano, che purtroppo è un mio problema, anche prima il giudice l'ha detto, sono un ragazzo problematico, le sirene a me mettono ansia. Soprattutto dopo tutto quello che ho passato con la polizia. Oltre ad essere un ragazzo che gli piace gareggiare, quindi a prescindere io vado veloce, non è una scusa. Ma diciamo che le sirene mi mettono ansia, mi mettono agitazione e tendo a non fermarmi. Tutto qua.
Signora Ramini, lei è intenzionato a reintegrarsi nella società? Assolutamente sì. Ha mai eseguito delle visite psichiatriche e psicologiche presso l'ospedale MS della città di Los Santos? Sono andato una volta dal medico per quanto riguardava le sirene e mi era stato fatto un foglio. E Che però non ha poi depositato. non mi ricordo sinceramente. Il foglio agli atti, vostro onore. Non mi risultano prove della difesa. Perfetto. Vabbè, io sono andato da sto medico e mi fa che ho questa paura delle sirene. Dopo che sono stato con lui in sede un'ora, ha fatto vedere dei disegnini, dovevo dire che macchie erano, come erano. Le faccio Sono giù. un'ultima domanda, poi passo la palla al collega. Vada, vada. Visto che lei appunto prima, mentre l'avvocato le faceva domande, si è inoltrato in, chiamiamole, accuse di fatti verso il dipartimento, per quale motivo non è mai venuto a sporgere denuncia presso la Procura di Los Santos di tutti questi avvenimenti che lei ha citato prima in sede processuale al banco? Molto semplice. Io ho notato che fra di voi parlo per quanto riguarda la polizia, hanno un gruppo, cioè loro si fanno forza a vicenda. Io ogni volta che, molte volte sono andato, ho detto, vabbè, oggi vado a fare denuncia. Subito. Arrivo Mi lì, assento due inizio a secondi, arrivo chiedere subito. gentilmente se c'è qualche poliziotto per esporre denuncia, mi fanno, vai al desk. Vado al desk, per quanto riguarda me, ogni volta che vado al desk non c'è nessuno. Signora Ramini, la mia domanda non era riferita alla polizia, ma riferita a noi. Le Le denunce Ah, ma all'LSPD io vengono sporte in procura? sono già venuto a fare denuncia. No. Sì, No, non mi perché risulta nessuna denuncia scritta da parte sua e di un avevano avvocato a rapito riguardo. mio figlio davanti a Io tutta la polizia. sto parlando delle accuse che lei ha trattato in questo processo, non del rapimento e quindi di avvenimenti avvenuti in centrale effettuati da un agente di polizia stesso. Non mi sto riferendo ad altri avvenimenti successi. Poi io ho sempre visto che fra di voi c'era gruppo. Tra di voi Sì. chi? In Cosa generale parlo. intende con tra di voi c'è Niente, intendo gruppo? che la polizia fra di loro fanno gruppo. Noi non Sto parlando siamo la di voi, non voi. polizia. Lo so, non sto parlando di voi. Io ho Fra di finito, loro. vostro onore. Passo la palla al collega se vuole Sì, ho un fare paio di qualche domande. domanda. Quindi abbiamo detto che lei per ora non ha sporto denuncia mai contro, diciamo, la polizia. Però a me non risulta neanche tra i fogli processo che doveva depositare l'avvocato un certificato medico dove attesta che comunque le hanno fatto queste cose, queste manganellate, come Ma dice lei. Io non vedo nessun certificato medico che lo attesti e lei, a quanto pare, io la vedo perfettamente eretto, non ha dolori no, se vuole né. tolgo la maglia e faccio vedere tutti i lividi, non è un problema. No, Se li potrebbe essere fatti in qualsiasi momento no, con. no, li ho presi ieri. Dov'è il certificato agli Non sono atti? andato da un medico. Quindi lei per ora sta scagliando accuse senza delle prove. Obiezione, vostro onore, non Assurdo. sono accuse perché noi non abbiamo fatto una denuncia contro la polizia, abbiamo semplicemente spiegato i fatti. Ovviamente già, diciamo, nel preambolo ho ben spiegato che ciò che dirà il signor Ramini non è, insomma, coadiuvato da prove, tuttavia, appunto, poi speriamo nella vostra volontà magari di far luce, perché sono avvocato in questa città da parecchio tempo e queste cose sono avvenute molto, molto spesso, e ad oggi non ho poi mai visto un'indagine fatta appunto interna per queste situazioni qui. Quindi, infatti, quello che noi abbiamo fatto adesso e ciò che il signor Ramini sta dicendo è semplicemente per dare una mano anche a chi poi si troverà o che si è trovato in queste stesse situazioni. Poi sta a voi della procura, vedere se questa cosa è una cosa che vi potrà interessare.
insomma, il buon funzionamento della polizia o meno. Abbiamo già detto all'inizio che questa non era una denuncia. Infatti l'ho fatto testimoniare non perché volessi denunciare la polizia o altro, ma giusto per esporre dei fatti. Poi, se siete interessati ad andare a fondo, certamente io e il signor Ramini siamo dei detective, ne facciamo parte degli affari interni. Quindi queste poi sono cose che spettano a voi. Quindi non è nessuna cosa, non c'è nessuna accusa questa. Obiezione accolta. E appunto non sono state mosse accuse contro il dipartimento di polizia, ma sono semplicemente state esplicitate questioni avvenute. Ok, allora l'imputato in caso sarà appunto favorevole a dover sporgere una denuncia, potrà tranquillamente rivolgersi allo sportello qui presso la procura. Mi scuso, allora riformulo la domanda. Da quello che risulta, essendo che non ci sono denunce, come mai si è deciso ora a far luce su questi aspetti che le sono capitati in centrale e non prima del processo, come dovrebbe essere giusto? Obiezione, vostro onore, ha già risposto. Evidentemente il signor Ramini non ha fiducia nelle istituzioni, in primis nella polizia, e giustamente nella sua mente non ha insomma connesso che la procura è un ente appunto separato dalla polizia e anzi di controllo, come dovrebbe essere. Se non ha fiducia, allora perché lo dice ora? Perché io ho chiesto io di farlo parlare dopo avergli spiegato la situazione. E obiezione spinta, vorrei sentire cosa vuole arrivare a quell'accusa. Prego, okay. Risponda imputato. No, è che all'inizio... Ma anche la domanda, se non ha compreso appunto l'imputato. Ha compreso la domanda o gliela devo ripetere? Sì, ho capito la domanda. Prego. È che all'inizio io pensavo che anche voi foste, tra virgolette, dalla loro parte. Poi io ho incontrato alcuni marshal e mi hanno spiegato che non è così. E ho detto, allora se non è così, finalmente posso farmi degli alleati. Sempre se voi vorrete o se anche voi non... E quando li hai incontrati? Ieri. E come mai non ha portato alla luce ieri i fatti quando li ha incontrati invece lo portava al processo? Perché io ho voluto che sia ieri, come te lo devo spiegare? In che senso? Ieri ho... perché anche loro sono arrivati al punto, cioè è una cosa che dopo un po' si vede, cioè non è possibile che è sempre sblito quello che fa i casini e basta. No, la mia domanda era un'altra. Lei ha incontrato questi marshal, come sua detta, gli hanno spiegato che noi non siamo la polizia, e come mai non ha denunciato tempestivamente ieri quando è venuto a scoprire? Obiezione, vostro onore, ieri non aveva l'avvocato, stasera ce l'ha. Sì, perché il mio avvocato è diventato un, come si dice, procuratore. Signor Jackson è diventato un procuratore. Obiezione respinta, avvocato, che abbia avuto l'avvocato ieri sera o meno perché è diventato un procuratore. Non vuol dire che appunto non ne possa chiamare uno d'ufficio. Prego, risponda. Io non mi fido di quelli di ufficio. Però si sta facendo difendere da un avvocato d'ufficio. Quindi no, me l'ha consigliato il signor Jackson. È sempre avvocato d'ufficio, eh? Ma me l'ha consigliato il signor Jackson, io del signor Jackson mi fido. Comunque, risponda alla domanda, prego. Gli ho già risposto alla domanda. No, c'è stata l'obiezione dell'avvocato. Gli ho detto. Cosa gli devo ridire la risposta? La devo ripetere. Certo. Stavo dicendo, è giunto adesso alla luce perché ho conosciuto dei marshal che mi hanno spiegato che non erano dalla parte della polizia, che non è come magari io pensavo, che magari eravate fra di voi, allora anche voi codice sblito, queste cose qua, fare i bulli. E niente, allora ho detto, sporgerò denuncia, non lo so. Sono fatto aiutare da un marshal perché mi ha spiegato che non era come pensavo io. Purtroppo non sono super intelligente, studiato come lei. Se è questo che vuol sentirsi dire. No, assolutamente no. Vabbè, quanto pare... ho finito le domande, prego. Se Oscar vuole farne altre o gli altri procuratori, sei a posto? Sì, abbiamo finito. A posto, abbiamo finito. Bene. Difesa, abbiamo altre domande da fare? O concludiamo? No, ho concluso. Perfetto, imputato, puoi tornare al suo posto, grazie. Signor Ramini, può tornare al suo posto, grazie. Sì, ora vado. Bene. In difesa abbiamo altri testimoni da chiamare.
negativo. Difesa? Onore. No, no, negativo, ah, negativo. Ok. Accusa, procediamo pure con le ringhe finali. Per quanto riguarda appunto il signor Aramini, noi rimaniamo della nostra idea riguardo a quello che è il reato che ha commesso e quindi non cambiamo assolutamente idea, in quanto il soggetto appunto, come si dice, è continuativo in questi atti e purtroppo noi non ci sono mai state fornite effettivamente delle prove che testimonino il contrario, né tantomeno sono state portate oggi in sede processuale. Quindi per il signor Zblito Aramini chiediamo una sanzione pecuniaria pari a $150,000, 5 anni di pena detentiva, 20 ore di servizi socialmente utili, 5 sedute mediche e una settimana di obbligo di firma. Bene, ho finito. Difesa, prego, procediamo con le vostre ringhe finali. Per quanto mi riguarda, ciò che chiede la procura è fuori da ogni possibile, insomma, cioè non è assolutamente giusto ciò che la procura ci sta chiedendo, insomma, una pena veramente eccessiva per una minaccia assolutamente minima in una situazione del genere. Sicuramente signor Zibito questa sera qualcosa dovrà pagare perché ha sbagliato spesso nella sua vita. Tuttavia credo che è troppo. Io preferirei farlo reintegrare e appunto, visto che la procura ha chiesto a Zblito se volesse reintegrarsi, Zblito ha detto sì, piuttosto che dargli una pena pecuniaria così alta, io lo reintegrerei nella società con dei lavori socialmente utili, magari così la cittadinanza tutta e anche gli stessi poliziotti potranno accorgersi che il signor Zblito è una persona normalissima come gli altri, che ha diritto a, insomma, ad avere una vita normale. Con questo ho quasi concluso. L'unica mia speranza è che la procura possa far luce su ciò che avviene in centrale di polizia. Noi non credo che a questo punto potremo sporgere mai una denuncia, anche perché non abbiamo delle prove materiali. Sicuramente Zibito adesso lo sa che se verrà percosso dovrà subito chiamare un avvocato, dirigersi all'ospedale e redigere un certificato medico e quindi per ora per noi va bene così. Speriamo che la procura farà il suo lavoro e speriamo che non capiti ciò che è successo a Zblito anche ad altri. Quindi mi rimetto alla clemenza della corte e con questo ho concluso. Bene, mi ritiro per deliberare. Cosa ne pensi? Ne penso che non hanno fatto un processo su quanto gli è stato dato, quindi la minaccia di un mese fa, ma hanno parlato tutto di un mese fa, e cioè di ieri. E fra parentesi, non hanno prove, cioè non hanno prove di nessun tipo, perché ovviamente la polizia vi toglie. Sì, vabbè, però la valla infatti non la terrò in considerazione, perché appunto non abbiamo prove. E fra parentesi, non è vero che lui non è un avvocato d'ufficio, non è vero che gli è stato consigliato da Jackson. Ah, perché? Abbiamo chiamato noi in procura un avvocato d'ufficio e si è presentato Callaway. Possiamo scorgerlo se benissimo perché non abbiamo prove video. Quindi è un avvocato d'ufficio. Molto semplice. Giusto, giusto. E Zblito, fra parentesi, cioè è assurdo come abbia la sua fedina penale letteralmente piena zeppa di roba. Noi abbiamo intervenuto per un mandato di cattura e ci ha insultato anche a noi, cioè capisce? Non può non richiedere, ah oddio, niente sanzione pecuniaria, che per di più ha detto sanzione, neanche pena detentiva, quindi nel senso, se proprio voleva farlo reintegrare gli dava più sanzione pecuniaria che detentiva, anzi a detentiva zero. Quindi per me anche lei, cadono tutti. Ventura? No. Oddio. Non ci posso credere, un morto che cammina. Un morto. Non ci posso credere. È stato ieri, dai. Salve, la sentiamo. Buonasera. Dicevo, cioè le accuse della. Come mai stasera che hai? Sei positiva? No, perché sono un po' viva. Sei positiva, beh.
Dicevo, per me tutte le accuse della difesa cadono, non sono rette da... Vabbè, ma quelle là non sono accuse, infatti non me ne frega nulla, le tengo in considerazione. Vabbè, ho deciso, gli abbasso un po' la multa, facciamo fare poco carcere, tanto i servizi socialmente utili, le obblighi di firma e le sedute mediche le confermo così, vai, perfetto, annunciami pure. Subito. E... No, no, vabbè, io entro, ma faccio, sto accanto a lui. Ok, va bene. Che dire? Buonasera, signori e signori, precede l'onorevole Clark Foster. Bene, signori, grazie, prego, accomodatevi pure, grazie. Bene, allora... Quest'oggi troviamo davanti al signor Zibrito Aramini, un soggetto già noto alla corte. Noto appunto per i suoi già precedenti processi sostenuti in aula di tribunale. E appunto per i suoi appunto le sue notevoli fedine penali presenti sulla sua, appunto, sul suo fascicolo. Una cosa positiva del signor Armini invece è comunque che si presenta spesso sempre ai processi, come è successo avuto appunto nei precedenti, e come oggi, quest'oggi appunto si è presentato, appunto secondo me è una cosa che io devo appunto considerare, confronto molte persone che tutt'oggi purtroppo non si presentano ai propri processi e si rifiutano di difendersi davanti alla corte, se ne fregano delle accuse da parte della procura, e accettano ciò che il destino gli dovrà assegnare. Ed è per questo quindi che accetto in parte la richiesta della difesa di scontare ovviamente la pena carceraria, la sanzione pecuniaria del signor Ramini, ma confermo altresì le sedute mediche richieste dall'accusa e l'obbligo di firma richiesto dall'accusa, in quanto comunque sono cose che potrebbero aiutare il signor Zibrito a integrarsi nuovamente nella società. Appunto per questo, essendo che dobbiamo aiutare il signor Aramini a integrarsi nella società, appunto per evitare un terzo processo, un quarto processo, perdonatemi, diminuisco la pena detentiva da 5 anni a semplicemente 2 mesi di carcere, la sanzione pecuniaria da 150.000 dollari richiesta all'accusa la diminuisco a 57.000 dollari, e i servizi socialmente utili, appunto per compensare lo sconto di pena ricevuto in ambito detentivo e pecuniario, li aumento da 20 ore, come richiesto dall'accusa, a 27 ore. Con questo, signori, è tutto. L'udienza è sciolta. La multa. Signor Ramini, prego gentilmente venga qui da me che le faccio la multa. Signor Ramini, per favore, venga qui, le faccio la multa. Ci sono altri imputati? Però quando, signor Ramini, non la voglio più vedere in tribunale. O non c'è questa più è la terza volta, dovrà essere l'ultima, eh? La prossima volta non ci sarà uno sconto di pena, eh? Chi è il suo? Sì, il suo è richiesto di invio, perfetto. Lei è un imputato? Sono 7.000 dollari, ecco, lei la paghi entro 7 giorni. No, sono... Va bene, buonasera, buon proseguimento, arrivederci. Marshall, prego, voi in custodia l'imputato. No, 0 imputati, cancellia. Perfetto. Andiamo dentro, Elisabetta. Siamo con gli occhi di ora, Elisabetta. Comunque, questo qui è il terzo processo, sì, pensa te. Addirittura. Mamma dice sono altri, ora ti fai cosa chiuso. E vediamo. Bene, bene, sì. Ma dopo
I processi che fai? I processi? Polizia, tu? Colpi di arma da fuoco nella mia Sì, posizione. stacco gli occhi appunto perché gli occhi tengo solo per i processi. Il mio processo è andato, ma gli altri mi sa che non ci stanno. Andiamo a vedere se gli altri mi sa che non ci stanno. Procuratore, buonasera. Abbiamo altri processi da dover fare questa sera o li facciamo in contumacia? Li facciamo internos. Ascoltami, Callaway, Si dice in ascoltami a me. contumacia? Adesso parlo In con contumacia. sento Vabbè. Giorgio che è in vacanza, ne parlo con lui che di quelle robe se ne occupava lui. Mi scusi, vostro onore, visto che lei è il giudice, no? Lui non ne sa, non può Una, prendere parte. vabbè, no, vabbè, dico però una cosa, una licenza esclusiva. Vuol dire che quella persona, se ha una licenza esclusiva per fare una Ma cosa, fagliela cioè, per leggere, esempio, non glielo dico se io se io ho la di. licenza esclusiva per fare la pizza, vuol dire che la posso fare solo io. Cioè, se qualcun altro vuole fare la pizza, deve prendere anche lui una licenza, o Vabbè, non vai a sbaglio? fare la pizza in un'altra parte. Non ho capito? Vai, Vabbè, pizza parliamo di pizza a poker. Napoli. Poker e sala giochi, ok? Se Insomma, abbiamo io. una licenza esclusiva, vuol dire che se qualcun altro vuole entrare a fare ciò, Fa la deve avere anche pizza? lui una licenza. Vabbè, no, sala giochi, parlo di poker, sala giochi. Per bambini, capito? Se la giochi per bambini. Quindi, no, sala giochi Fate bische ludopatica. clandestine? No, non sono Sì, bische ho clandestine. voglia. A parte Sì, non ne sì. faccio io, ma mio cliente e c'ha praticamente Nelle la licenza. cantine, le Insupiente. bische clandestine, fate? Ah, suo cliente No, fa le l'ha bische, l'ha ammesso. Ho detto che L'ho c'è la clippato, licenza. me l'ha proprio Ah, video. ok. Ma che ha messo? Capisce? Quindi questo è il fatto. Dopo Dovete un ne attimo parliamo, capire. dai. Mi Torna fa... George. Fatemi Per capire. me? Ma Dopo allora andiamo torna George. in Internos, vai. contumacia, si dice. Elisabeth, andiamo a fare i processi tra di noi. Elizabeth, grande. Sì, perché è apparsa davanti a me così da un momento all'altro. Mi sono spaventato appunto perché, sai, capisco che è una La TikToker, sedia. però. Ieri ho dormito sulla sedia. Ma come? Allora, accomodiamoci qua. Vuoi accomodarti sopra di me, Elisabeth? Ma io ho sempre avuto un dubbio, ma voi due, vi frequentate in quell'hotel? Allora, io e Faccia le Elisabeth fare i suoi. siamo cari amici e colleghi. Per il resto si faccia gli affari suoi. Sento Mario. Vabbè, Ti senti allora. Mario? Sì. Allora vai a cambiare nome all'anagrafe. Perfetto. Ma quindi non ce ne sono, ci sono imputati? No, non ci sono più. Ok, allora. Oscar e gli altri procuratori, dai, in Sacchi internosse. Ergastolo. Gabriele Ergastolo. In Ergastolo. contumacia. Allora abbiamo Sacchi, Galavan e Oscar. Aspetta. Waita. Ergastolo. No. Allora, Ziblito, fatto. Oh, Sacchi Galavan. Non potete Primo fiscare. processo? È il primo processo? Sì. Ah, spammo Allora. controllo, ma mi sa di sì. Comunque, devi controllarlo prima lì, perché te lo chiedo io. No, è il secondo. Se il primo era Il per. Il secondo spaccio sta ai stupefacenti. primo era spaccio, beh. Secondo, sa che Alavan è evasore fiscale. Beh, è inutile dare 100.000 a uno per evasore fiscale. Diamo. Se dai 0, perché Come uno. zero? Sì, perché tanto gli dai 75 del mandato. E Te ne diamo sai. 25 anni per l'intentiva e 25 ore per il servizio socialmente utili. No, E 3 sedute. ma che sedute No, mediche, ma non che. è fiscale. Comunque, poi abbiamo Fammelo questo mette grigio. rimandato. Fammelo mette grigio. Sì, questo è rimandato. Ok, Colpi di poi arma da fuoco traffico nella mia internazionale posizione, rimandato. stupefacente. Abbiamo questo qua, 250.029 anni, primo processo. No, è il terzo. Cosa? Cos? Non avete chiesto ergastolo? No, scherzo. Allora, No, è il primo, è il è primo. il primo, il primo. Libri Primo, dalla primo. coppia. Uè, Tommy! Che volete fare, ragazzo? 29. bisognerebbe capire che ha fatto, vediamo. Traffico. C'è il foglio processo apposta, ci ho messo Ma che te 40 anni lo a sto farglielo. aprendo, infatti. Voi mi discriminate il lavoro fatto. Non si preoccupa. Ma tu prendi le Allora. penali dal DB? Eccomi, giudici. Vostri Ui. onori. Ciao Oscar. Vi siete trovati nel furgone? Quante ne aveva? 12 kg di Puttana, cristalli. 240 unità di cristalli. Vabbè, però il gasto non è. 250 più 75, Vabbè, ormai ragazzi, no. 325. 325.000 per 12 kg di cristalli? 12 12 kg di cristalli sono. 340. di quanti soldi vuoi dargli di punta? 325.000 sono.
Perché? Questa è l'accusa. 250 più 75. Ah, ok. È un po' tantino, eh. Vabbè, facciamo 225, arriva a 300. 225, diciamo, no, facciamo 250, 200, facciamo 150, così arriva a 225.000. E E anni? anni vanno bene quelli che hai chiesto? 29, E uguale o quella sotto? gli facciamo una bella, una salute medica, così almeno si impara cosa, insegniamo cos'è la droga. Magari, ma se l'è fumata, magari. Ok. Quello sotto invece è 10 ore di uguale? lavori. O no? Ci può No, stare, sì. no, ascoltami, non dare ste ore a chi cazzo non è presente, tanto non le faranno Ma mai e in noi siamo punto, mandati poi di faremo un cattura altro per... processo. Eh Non me ne frega un sì, cazzo. perché visto che Tanto, siamo in ragazzi, linea con i ma ragazzi, processi. tanto quanto tu puoi anche... Allora, sai cosa puoi fare? Puoi farti furbo e magari casualmente vai a controllare se ha effettuato le ore tra un mese e mezzo. Non è che devi controllare per forza dopodomani, cioè, in senso... Cioè, se tu scemo, fesso, che vai a controllare tra un mese, Vabbè, neanche... quello di sotto uguale, perché uguale sono stati raccopiati Ora in due stiamo questi. facendo... Ah, aspetta che Te la condivido, faccio vedere lo devi fare. schermo ai ragazzi in live. No, anzi, non posso farlo vedere, perché sennò si vedono tutti i No, prossimi passi. no, perché ci sono gli spoiler. Esatto. No, comunque, stiamo guardando il foglio processi. Gradazione di scala, Dispiace. archiviazione accuse. No. Eh sì, perché non Sì. raggiunge 75.000. E L'hanno chi è che l'ha rinviato. rimandata al processo? Ah, boh. Non l'ho controllato. Scopritelo e vediamo. Lo cazziamo. Branguella. Brian O'Connor, Chris Vitale. Frustateli. Frustateli. Sì, dopo vado. No, perché la polizia è perfetta secondo Moro Mezzogiorno, capito? No flame, grazie. No No, non è un flame. flame, No cioè. flame. È No il messaggio che ha flame. mandato, ragazzi, cioè. Che adesso renderò Comunque. pubblico. I Garcardoso, 5 Vabbè. reati, più evasione fiscale. Di quanto? Ma perché non mettete la cifra? Non Perché è scomodo, poi si va nelle altre righe. è vero, se metti la nota, no. È troppo avanti Però mi è mettere la andata giusto nota. così, così faccio vedere solo Cioè, quella ma foto lì. prima i vecchi procuratori lo facevano. Cioè, I noi siamo vecchi, quelli noi nuovi. nuovi, siamo quelli più intelligenti, capito? Che cosa facevano i vecchi promotori? Mettevano come nota il quanto di evasione Sì, ma fiscale. ogni tanto lo facciamo Vabbè, pure noi. ascoltami, 20, Anche 40, perché non c'è scritto neanche nel 75. coso? Ragazzi, faccio vedere cosa vediamo. Puta, 75, 90, 90 più 15, 105, Acquisizione 115, schermo. 120.000. Acquisizione. Li volete dare già 250.000 di multa, più Certo, 75.000, doppio. cioè questo c'ha mezzo milione di multe da non pagare. Cazzi suoi, le E paga la poi di prossima ergastolo, volta. raga. Facile. Scusa. No, allora, io Dani, ci sei tu? Da Un Clark, attimo. scusa. Non so che dominio Facciamo... usate tra di voi in quell'hotel, però qua è Clark Foster. 100. È 29 anni, vero? Ok, voi? Vabbè, questo è ergastolo. Matteo Rossi, ex Ecco agente qua, ragazzi, stavo sceriffato, guardando tentato questo. omicidio, Questo qua lo vabbè, pigliamo non... instant, raga, mo andiamo più. Ma senti, ma quello di ieri alla fine è scappato, Ah, non lo so, dovete Questo dirmelo qui voi se stavo l'avete guardando. parlato o Allora, per il ragazzo, i ragazzi, un No. attimo. Io vorrei capire se aveva la cavigliera quella di ieri, o di Sì, ultimo... Eh sì, che è la sì. cavigliera. C'era Allora, ancora ora. ragazzo diceva una la cosa da dirvi. ma è già il mandato di Dica, dica, cattura. dica. Purtroppo non tutti gli ergastoli ci saranno. Perché? Allora, 101. Ah? Ah, ok, 101. È rinviato, Gustavo Gutiérrez. Sì. Ah, ops, non devo dirlo allora. Vabbè, Cosa? ergastolo. Il 97 mi dispiace, no, non è un ergastolo. Perché? No? Perché non è entro i 15 giorni dal licenziamento, ragazzi. No, e se guardi la data del rinvio processo è stata fatta il 18.06 e i ragazzi hanno scritto nel rinvio che è stato licenziato il 19.05, è un mese dopo. Quindi non è valido Thomas. l'ergastolo. Ok, Poi vabbè. nel Anche vero. 99 E quindi è da invece... annullare. No, Scherzo. potete, Annullo. no, potete Eh beh, semplicemente... sì, ma dipende per cosa è stato Cosa state stato, arrestato, no? scusami? Per tentato omicidio di pubblico Perfetto, ufficiale. gli No, facciamo una no, multa e le sanzioni eh. solo per quel reato lì. No, Ma archivi, Smith, non archivi. ha Non puoi senso, farlo. archivia. E invece no, io sono e giudice no, perché... e decido.
Ma non c'è l'accusa, io sono un giudice deciso. Cosa vuol dire? Facciamolo, va. A... cioè... ma no, li metti tre, in quant'è? 40-50 mila, esatto, e... $50,000 di multa che è per tentato omicidio. Porto immediato. Vai, Kiwi, scrivilo tu. Vabbè. Perché io non mi macchierò di queste soprusi. Tentato omicidio pubblico ufficiale sono $25,000. Come fare un'auto, un'arma. Mesi, dai. Facciamo, esatto. Cosa? Cosa? 50.000 e 5 mesi. Apposta. Mirami, per, per i dati tentato omicidio pubblico ufficiale, basta. Poi dopo... cosa, minaccia più? Sì. Matteo Vannini? Sì. Ci sta la bodycam dove... diciamo lo sgozza, cioè... come? Che me lo sgozza. Praticamente l'hanno trovato con un macete. Ne ho guardata prima io un pezzo, poi mi sono scocciato perché erano 10 minuti. Praticamente no, gli hanno trovato un macete e questo qua se n'è uscito dicendogli alla gente ancora tanto che non ti sgozzo con quel macete o qualcosa del genere. Comunque gli ha detto che gli tagliava la gola fondamentalmente col macete. Vabbè, vanno bene i soldi che avete messo. Adesso le parole esatte non me le ricordo. Fare anche 5 sedute mediche questo. Non avevo dubbi. Non da un bravo psichiatra. Sì, sì. Poi. Lo mandiamo dallo psichiatra Danai. Minacce secondo già in licenziamento Marshall. Questo qua invece cos'è che è un 99 ergastolo? Sì. Questo è ergastolo. Così, senza vederlo. No, questo sì, sì, è convalidato. Sì, sì, lo so, ha fatto lo schifo. E chi è sto qua? Uno che doveva Marshall, subito dopo si è fatto licenziare, appena licenziato. Vabbè, è andato a fare qualcosa e ha minacciato i sceriffi. In che senso? Sì, ha minacciato i sceriffi, ha detto, mo ti uccido, se già. Perfetto, e poi, dopo che non sono facenti, cosa aveva questo? Ah, non me lo ricordo. Vediamo. Ah, non lo so, non era mio, non l'ho neanche guardato. Comunque, Bonzo il pomeriggio ci sta, quindi volendo... vi organizzate con lui, sì, ma ci sono io. Problema è che il problema è che sono anche gli imputati. Raga, non chiedono noi... la rinvio, chiedono, possono anche scrivere. Non continuiamo a rinviare, 121 fare il calendario, sminchiare. E allora mi mettete il pomeriggio quelli che sicuro lo sapete già che non vengono. Perché sono. Cioè... brava, così. No, quelli non li facciamo proprio. No, quelli li dovete fare, ragazzi. No, li abbiamo saltati da un secolo. Comunque poi. Tutti quanti. Sono Smith, quelli che non ci sono più in città non li facciamo. Ah, perché no, già siamo indietro. Però dico, se vedete, ma comunque fate dei processi anche a pomeriggio. Al massimo vi scrivono che non ci stanno. Ragazzi, non ci vuole molto rimandare un processo. Al massimo li programmi la sera che ci sono io. Cioè, dare a me. Vabbè, cioè, tranquillo. Giusto perché vi lamentate, dovete portarli avanti. Chi, ci sta questo qua che gli fa il pomeriggio anche due volte a settimana. Cazzo, dobbiamo fare quattro. Chi c'ha voglia di arriviamo... qua a fare? Bonzo, cioè, Bonzo. Ma Bonzo, ma figurati che posso lasciare. Vabbè, Bonzo da solo fai processo. Ma guarda che bravo Bonzo. Bonzo, se lasciamo Bonzo da solo, andiamo appunto, a finire allora, che la figura passa. Venite anche voi. Sai, lavoro. Ma capita, ma siete 15, uno non ce n'è che ci spa il pomeriggio. Ma stanno tutti in vacanza. E licenziateli, dai. No, stiamo cercando andando a essere processi. Senti Sergente Banner che non c'era mai che dice di licenziare la gente. Sergente Fantasma che parla. Grande. È una battuta questa. Devo memare una cosa dopo. Ragazzi, gli occhietti. Giudici, no, fallo ora allora, tanto abbiamo finito, perché io poi ho da fare. Che praticamente ieri un poliziotto mi ha scritto, mi fa, dovrei togliere chi un poliziotto mi ha scritto, mi fa, dovresti togliere il mio richiamo, e gli faccio, chi te l'ha messo? Sì, l'ho visto, Alex l'ho Scorpion, visto. E mi sono messo a ridere. E niente. Allora buona fatto, fortuna, attendi e spera. Che scritto. Cazzo di fine ho fatto? Vabbè, gliel'ho tolto io alla fine, perché se no si aspetta Scorpio, tornerà a settembre, ottobre. Ma che ci sta in vacanza, sta. Sì, certo, in vacanza da maggio. È in vacanza da metà giugno. No, vedi, e poi io devo licenziare un procuratore tutto, perché è andato 2 settimane fa al mare. Vabbè, sì. Comunque, finiamo gli ultimi. Sono finiti? Finiti, abbiamo fatto. Facciamo quelli domani pure. Perfetto.
Vabbè, ragazzi, sentite un attimo quando ci sta. Quando ci sei tu, Elisabetta, eventualmente Io per fare i questo processi? pomeriggio ci sono. Ragazzi, fissate dei processi allora per il prossimo pomeriggio, che sia No, dopo le 36 ore. per i prossimi processi, oggigiorno è martedì, Oggi è li martedì, potete farli fissiamo per anche venerdì. venerdì pomeriggio, Ma potete già di sono fissati sera. il No, 14, voglio fare anche ragazzi. venerdì pomeriggio No, quella non data. sono fissati, l'ho data No, scritta a casa. quella data la mettiamo noi per una comodità, per Per capire come orientarsi un po'. Sì. organizzarci, Comunque, raga, fate esatto. Venerdì di venerdì sera, pomeriggio. Ma potete fissa. fare anche venerdì pomeriggio 5 processi, così magari li fa No, lui. ne facciamo 10 al pomeriggio e 10 alla Ma sera. se volete, Anzi, guarda. alla sera da 10 si aggiungono anche tutti quelli che non ci potevano Perfetto, essere al va bene. pomeriggio, No, così facciamo il così entro qui. giudice Clark Frost sarà Facciamo contento. così, metti 10 processi al pomeriggio e tutti quelli che rimandano li facciamo la sera stessa io. E per me fissa ne 6, ok? Da me la sera fissa ne No, 6. raga, ti impazzisci. Ma perché io devo fare dei Ascoltami, processi per rimandarli? Cioè, già non non ci gli vuole faccio un nulla, culo ma per non farglieli. sei Non ci sicuro? vuole nulla. Sì, chi ci sta il pomeriggio? Ci stanno Ragazzi, 30 non ci vuole persone. nulla, tanta gente non leggerà mai la Vabbè. convocazione. Comunque, ti dico, fissa 10 processi al pomeriggio di venerdì che li fa lei, ok? Tutti coloro che ti dicono no, non ci sono venerdì pomeriggio, dici alla sera ci sei? Sì, perfetto, allora alle sera alle 22 e me li sposti a me. A me me ne fissi 6, ok? Alla sera. E più tutti quelli che chiedono di spostare, A ok? te te ne hai visto 15, altro che 6. Dai, non mi presento, starò male casualmente. Niente, Comunque. vostri onori, io me ne vado, un impegno lavorativo. O Perfetto, extra, ciao. scoprite Ah, le io me ne vado date. perché voglio prendere un po' di mashup e fargli fare mandato di cattura. Perfetto. Perfetto, allora ci vediamo. Noi ci vediamo venerdì sera. Ah, vabbè, la prefettura è vero. Detto ci Quale vediamo venerdì mandato? sera. Chi lo fai mandato? E lui lo Io. farà. Lui, ho patto, anche ci sono tutti i procuratori, mo che stanno ai poteri, cioè. Anche Vabbè, Pitbull. dai. No, 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 dico anche Pitbull, ma ci di stanno pieni di solito lo staffer, cioè. facciamo Ah, io vabbè, o Patti, mandato di comunque. cattura. Pat, lui, Marco, Marco in Pitbull. sono tipo vacanza. in casa, non. Sì, sono in casa, campi droga, rapimenti, non è più piano, Vabbè, penso che non sia scemo, cioè, insomma. Vabbè, mi chiami la pattuglia Marshall, mi faccio Grazie. accompagnare all'hotel, per favore? Ma che No, te ne vai mandato, col ma non culo sei tu e ti scherzo. ripigli Andiamo pure. io e la mia collega Elisabetta. Elisabetta, andiamo. Andate all'hotel da soli? Arrivederci. Ma No. fai cosa, no? No. Vado a chiudere gli occhietti un attimo. E chiudi qua. Sì, adesso chiudo. Vabbè, No, che ragazzi, squad tanto deve dormiamo sulla rompere. poltrona, Che squad esatto. deve rompere le palle ogni volta, guarda. Venite a prendere, venite a Tanto ormai prendere. direi che hai già capito che ci sono i Marshall che mi aspettano, che mi sveglio lì davanti. Oh, ma sono i Marshall già. Vabbè, chiudo gli occhi, eh. Non farmi nulla. Vabbè, ragazzi, no, chiudo qui la live. Salutate gli occhietti, ragazzi. Ciao, ciao, Ciao Dani. ciao. Perfetto. Allora, ragazzi, Dai, vi Twitch. saluto tanto per essere qui con Che noi in vuoi fa generale. botte, eh? Mi ricordo di fare punto Io schermo te attivo comandi, l'ho detto. Che vuoi fa botte? comandi, punto schermo attivo YT, ragazzi, per iscrivervi al mio canale YouTube, per vedere Si è tutte le repliche incazzata. delle live. E ci vediamo la prossima volta con i prossimi processi. Ciao a Ma tutti, ragazzi, zibito buona che si serata. vuole.